Beh, sono i tre temi cardine di un percorso che inizia con questo congresso, ma è in continuità con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Certamente dobbiamo restituire dignità alla nostra scuola partendo da un personale motivato e quindi va reclutato nella maniera più adeguata, con il massimo rispetto per i migliaia di precari che stanno svolgendo il loro lavoro da tanti anni e che devono trovare uno spazio a loro destinato che li valorizzi. La formazione del personale certamente è il nucleo fondativo anche di un rinnovo contrattuale che dovrà essere innovativo nella forma e nella sostanza. A tutto questo però va restituita una dignità anche economica. Da qui ne passa anche la dignità di un paese e noi come CISL Scuola ci impegneremo con tutte le nostre risorse, ne abbiamo anche in termini di riflessione e di proposta, per portare a compimento questo obiettivo. La priorità in senso assoluto è la qualità del servizio che noi offriamo ai nostri bambini, alle nostre bambine e ai ragazzi. Da qui passa anche tutto ciò che dovrà essere contenuto in un rinnovo contrattuale che attraversa una fase di post pandemia, che entra dentro la ripartizione di risorse importanti che il nostro paese non ha mai avuto in questi ultimi 50 anni, quindi se il nostro paese tornerà a crescere in termini anche di sostenibilità della propria struttura economica lo potrà fare solo attraverso il rilancio della formazione e dell'educazione, quindi della scuola, partendo dalla valorizzazione del suo personale. Quindi partiamo dal contratto, poi entriamo dentro le scuole, diamo una rappresentanza delle nostre RSU che sia capace di essere concreta e nello stesso tempo proporre soluzioni. Noi siamo il sindacato della contrattazione e questo continueremo a fare con tutti gli strumenti a nostra disposizione.